Segretario Salvini, un coordinamento tra i tre governatori del nord che partirà, diciamo, già concretamente a partire da martedì, da un'iniziativa che lei promuoverà in Emilia-Romagna. Quale? Partiamo dalle zone sommerse dal fango e dall'acqua, ignorate da quasi tutti i media. Lì c'è gente senza casa, senza azienda, che dovrebbe pagare le tasse. Noi chiediamo a uno Stato ladro e fallito che comunque a chi vive ancora sott'acqua, senza casa e senza impresa, non vengano fatte pagare le tasse. Quindi una no tax area per tutte le zone colpite dalle ultime frane e alluvioni, altrimenti lì la rivolta fiscale parte da sé e lì come Lega ci saremo. E poi tutta una serie di iniziative per reagire a quella che è una rapina fiscale. Solo negli ultimi 2 anni lo Stato ladro ha ridotto di 5 miliardi di euro gli stanziamenti per le regioni del nord, che sono soldi dei cittadini del nord. Quindi basta, parte la controffensiva, ridurremo le tasse regionali e locali laddove siamo in grado di farlo, i ticket sui farmaci, i ticket sugli esami, il bollo sui motorini, l'IRAP, quindi vedremo di fare l'esatto contrario di quello che Roma e Bruxelles fanno, visto che stanno massacrando la nostra economia. E poi via tutta una serie di iniziative concrete, aprire gli ospedali di notte per fare le visite mediche, dare un contributo ai genitori separati, sostenere l'agricoltura e l'impresa a chilometro zero per far lavorare le nostre aziende, no all'accoglienza di altri profughi, la precedenza a chi risiede non da un anno ma da 15 anni nelle nostre regioni per le case, per i bonus, per gli assegni, per tutti i contributi, quindi prima la nostra gente. E adesso cominciamo a coordinarci in tutto il nord, non solo Piemonte, Lombardia e Veneto dove governiamo, ma anche in tutte le realtà dove ci sono uomini della Lega all'opposizione, in Emilia, in Friuli, in Trentino, in Toscana, nelle Marche, in Umbria. E vediamo chi ha la testa più dura. Idee chiare anche dal punto di vista della giustizia e immigrazione. Lei ha detto in questi giorni che la Lega è pronta a occupare il Parlamento se passerà l'indulto. Ma l'indulto, ha detto anche di qualche procuratore generale, è una porcheria. Rischiano di rimettere in libertà anche i mafiosi al 41 bis, quindi quelli di massima pericolosità. Quindi non passeranno, combatteremo con tutte le nostre energie. Siamo pochi in Parlamento, siamo in 30, ma gli faremo sudare 18 camicie, se non basta al Parlamento li aspettiamo fuori in mezzo alla strada perché siamo convinti di essere maggioranza in piazza contro l'indulto, contro la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Ultima domanda, perché si è detto contrario a operazioni di privatizzazione come per esempio nel caso delle Poste, si dice che questo dovrebbe servire a ridurre il debito? Perché è un regalo, come la cosiddetta privatizzazione delle autostrade, dell'IRI, della Telecom, regali agli amici degli amici. Adesso dovremmo vendere non tanto le Poste quanto il Banco Posta, che ha i risparmi di milioni di italiani, per 5 o 6 miliardi per mettere una toppa a un debito pubblico di 2.070 miliardi. Ora anche mio figlio che ha 10 anni capisce che è una fregatura, che significa che vogliono regalare qualcosa a qualcuno. Per ridurre il debito l'unica è ridiscutere i vincoli di Bruxelles e mollare l'euro. Tutto il resto è pippa e quindi c'è qualcuno che vuole regalare qualcosa degli italiani a qualcun altro e noi non ci stiamo. L'obiettivo della giornata di oggi è il primo incontro di tutti i governatori, assessori e consiglieri regionali della Lega in tutte le regioni del nord. L'obiettivo è uscire con 3, 4, 5 proposte concrete in alternativa al nulla e alle tasse di Roma. Mentre a Roma si scannano sulla legge elettorale, votano lo svuota carceri, cancellano il reato di immigrazione clandestina, aumentano ogni tipo di tassa, qua da oggi parte una sorta di resistenza del nord che va in direzione contraria. L'obiettivo di oggi è capire come ridurre le tasse, come aumentare la sicurezza, quindi in 3 ore fare quello che a Roma fanno in 3 mesi, ovvero sia perdere poco tempo, mettere insieme tutte le buone idee, dalla sanità al bilancio, ai trasporti, alla cultura, per uscire con alcune battaglie che il nord farà se serve in antitesi a Roma. Essendo impegnati a parlare di cose concrete, serie e importanti, c'è divieto di parlare di legge elettorale a un tavolo, a dei tavoli che devono parlare di ticket sui farmaci e di bollo auto. Detto questo, noi sulla legge elettorale leggiamo i giornali, mi sembra che lo scontro sia tutto interno al PD e a Forza Italia. Una volta che avranno capito sulla pelle degli italiani qual è il loro punto d'accordo, noi siamo disponibili a ragionare con tutti, sicuramente non se ci sono liste bloccate, mega sbarramenti, mega premi di maggioranza, non ci sono le preferenze, le donne non sono considerate, i cittadini non possono scegliere. Cioè, quella che abbiamo in mano oggi non è una legge elettorale.